Vittoria della Narnese che in campo esterno supera il San Sisto per 2-0. Ha diretto la gara la signora Anna Frazza di Schio, assistenti signora Diletta Roccaforte e signor Francesco Spena di Perugia. Subito pericolosi i padroni di casa al minuto 3, tiro franco calciato da Salvucci con palla al centro dove sbuca Russo che di testa sfiora il bersaglio. Ancora San Sisto al 16esimo, Salvucci nel corridoio giusto per Menichini che tutto solo conclude, Cunzi intercetta in angolo. Un giro di lancette, Cervini pennella al centro per Menichini che viene anticipato di testa da Ponti in angolo. Sul fronte opposto al 23esimo è Zara che ha la palla buona del passare in vantaggio ma la sua conclusione non inquadra la porta. 4 minuti ed è ancora Narnese, Zara per Sissoko che da ottima posizione spedisce sul fondo. Alla mezz'ora è il San Sisto che sfiora il vantaggio, Russo dall'out di destra mette radente al centro per Piccioli che manca il bersaglio. Al 39esimo Narnese in vantaggio e Sissoko che dalla sinistra conclude con deviazione sfortunata di Stella e palla che supera De Marco. San Sisto 0, Narnese 1 e con questo risultato termina il primo tempo. Grazie al contributo delle immagini filmate da Massimiliano Tosti e montate da Mauro Betti passiamo alle highlights della seconda frazione e subito materiale da Moviola al quarto, San Sisto in avanti con Russo che cade a terra in area dopo un contatto con Ponti ma per la signora Frazza si può continuare tra le proteste sia in campo che in tribuna. Al minuto 9 ancora la squadra di Giacchetti che va alla conclusione con Salvucci con palla che sfiora la traversa. Sull'altro fronte al 13esimo è l'Arnese a sfiorare il raddoppio, Zarre per Condoma la cui conclusione è a fil di palo. E 3 minuti dopo è Sissoko ad impegnare De Marco alla parata a terra che si rifugia in angolo. San Sisto attacca a pieno organico alla ricerca del gol del pari ma alla 45esimo è l'Arnese che trova il raddoppio con un contropiede di Cori che supera un paio di avversari e supera De Marco in uscita. 4 sono i minuti di recupero, poi il triplice fischio. È tutto da San Sisto, ribadisco il finale, San Sisto 0, Narnese 2. Vi ringrazio per l'attenzione, augurando un buon proseguimento di serata. Sandro Della Vedova, linea allo studio. Beh sì, oggi è stata una bellissima partita, giocata bene da entrambe le squadre, sia dal San Sisto che dalla Narnese. La Narnese si è trovata in vantaggio e quindi poi abbiamo segnato il 2-0 per il definitivo per la vittoria su un campo molto difficile, ma all'onore della verità è stata una partita molto equilibrata perché poteva segnare sia il San Sisto che la Narnese. Purtroppo sì, come ha detto Gianluca, direttore della Narnese, io direi da due gli episodi, anche dal momento sfortunato dell'arbitro che non ha visto il calcio di rigore per noi. Però faccio i complimenti ai ragazzi per un grandissimo primo tempo, una bella partita, giocata contro una grande squadra, una Narnese ben preparata e ben allenata da Marco Sabatini.